Una giornata come tante altre, in un periodo che no, non è come tanti altri. Questi sono tempi duri, in cui il Covid ha cambiato inesorabilmente la vita di tutti, comprese quelle dei tanti anziani che trovano rifugio e sostegno nei centri diurni e nelle RSA. E allora dove trovare speranza in questo mare di incertezza e solitudine? Sorprendente quello che è successo a Corte Brusca di Lomagna, centro diurno integrato con alloggi protetti per anziani, facente parte della cooperativa sociale L'Arcobaleno di Lecco. Un brano, trasmesso sulla TV della Sala Comune, ha dato agli ospiti una forza, una vitalità, qualcosa di diverso, un'energia che anima in loro un sentimento nuovo, una reazione improvvisa che va oltre il normale ascolto. Si tratta di Gerusalemme, canzone gospel, preghiera cantata in lingua venda, diventata una dance challenge virale su YouTube e TikTok. L'operatrice che ha scelto la canzone è la più stupita di tutti. La musica non è solo intrattenimento, ma anche uno strumento di lavoro fondamentale per migliorare la condizione degli anziani, spiega. La melodia migliora i disturbi comportamentali, rasserena e risveglia dal torpore. Ma quello che è successo con Gerusalemme è diverso. Non ho mai visto in loro una reazione impulsiva di tale portata, l'ho percepita sui loro volti. Da qui è nata l'idea, condivisa dai nonni, di imparare a muoversi su queste note, coinvolgendo tutti gli operatori del centro per creare un video. Mani che si muovono, braccia che si agitano, piedi che battono il tempo, sorrisi gioiosi che prendono forma sui visi, voci che si uniscono in coro nel canticchiare l'armonia. I primi ospiti cominciano ad alzarsi, anche quelli che abitualmente non riescono e fanno più fatica di altri. È un crescendo di emozioni, operatrici che guidano gli ospiti nei passi e ospiti che ballano insieme proprio come una grande famiglia allargata. Un momento di gioia difficilmente descrivibile. È stupefacente poter essere testimoni di così tanta vitalità, così tanta gioia di fare e condividere, soprattutto in questo momento, afferma Maurizio Volpi, coordinatore di Corte Brusca e vicepresidente della cooperativa sociale L'Arcobaleno. Con questo video abbiamo voluto dare un messaggio di speranza, di fiducia e di serenità ai familiari degli anziani e non solo.